Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi andiamo a preparare insieme la mia makeup bag da tutti i giorni. Sapete che è una cosa che mi piace molto fare, trovo molto rilassante sistemare i miei trucchi, andarmi a preparare appunto anche le pochette in cui metto i trucchi che poi vado a utilizzare tutti i giorni, così ce li ho già sotto mano. Al mattino perdo meno tempo per truccarmi e quindi ogni tanto lo faccio insieme a voi. Andrò a mettere come sempre da quando l'ho acquistata i trucchi all'interno di questa pochette, una travel bag di Kylie Cosmetics. Questa mi piace molto perché è divisa in due scomparti, è comoda sia per viaggiare, ma in realtà appunto la trovo funzionale anche per la quotidianità perché ci stanno un po' di cose. Ma andremo anche a riempire quest'altra new entry, che è una pochette di Dolce & Gabbana che ho ricevuto in omaggio con un ordine fatto su Douglas. Chi mi segue su Instagram, come vi dico sempre, perché lì vi aggiorno su tutte le promozioni che ci sono, facendo un ordine anche piccolo, mi sembra che la soglia minima era di 10 euro. In omaggio, veniva data questa pochette di Dolce & Gabbana e sinceramente non mi sarei mai aspettata che fosse così bella e così grande. Tra l'altro, anche la scatola esterna è proprio bella, ma guardate che meraviglia proprio la pochette. È questo colore rosa cipria, delicato, elegante, bellissimo. Poi è proprio grande la pochette, è carinissimo che qui ha anche un fiorellino e all'interno è molto capiente. E oggi quindi ho deciso che voglio andare a mettere i miei trucchi anche all'interno di questa pochette. Ovviamente, oltre alle pochette che andiamo a preparare oggi, ho tutti i prodotti del progetto di smaltimento che anche loro ho messo all'interno di questo divisorio e all'interno della mia solita pochette tutta peluciosa, perché anche loro li voglio tenere in bella vista in modo da poterli trovare e utilizzare facilmente per tutti i giorni, perché sono i prodotti a cui voglio dare la priorità. All'interno di questo divisorio ho messo qui un po' di primer, fondotinta come Fenty, Dior, i prodotti di Neve Cosmetics, i vari correttori del progetto di smaltimento, questo di Becca, il bronzer di Milk. Insomma, non ve li mostro tutti nello specifico perché se vi interessa trovate il video dedicato al mio progetto smaltimento 2022. Qui dietro ho messo dei prodotti che non ho inserito nel progetto, un po' anche perché mi sono dimenticata, ma che insomma entreranno a far parte presto del progetto. E qui ho messo alcuni prodotti labbra, non ancora molti perché anche qui mi sono assolutamente dimenticata di inserire i prodotti labbra nel progetto di quest'anno, in realtà anche perché sono un po' indecisa su cosa inserire, dato che pensare di terminare un rossetto ora come ora la vedo un po' difficile. Vediamo un po' se si riusciranno a sfruttare un po' di più. Sicuramente i prodotti che sto utilizzando tantissimo per tutti i giorni, anche con la mascherina, sono o gli attilabbra, come questo di Astra, ne sto già proprio terminando a go go. Questo balsamo labbra anche di NARS sto utilizzando, questa tinta labbra di Clarins che è perfetta e ottima con la mascherina perché appunto colora le labbra e non trasferisce. E qui ho messo dei vecchi rossetti che ho da un po' di tempo, quindi voglio vedere un attimo se riuscirò a sfruttarli. Questi sono di Maybelline ed Estée Lauder. Invece la classica pochette peluciosa che vi mostro in tutti i video in cui preparo le makeup bag, dove ho messo gli altri prodotti del progetto che sono un po' più grandi, non ci stanno nel divisorio, quindi terra di Smashbox, terra di Kiko, le varie cipre, il fondo in polvere di Kiko, il primer di Elf. Insomma, questi prodotti, ripeto, li potete vedere nel video. Allora, ho deciso di inserire nella pochette di Dolce & Gabbana, che è bella capiente, tutti i prodotti più per la base, primer, fondotinta, ciprie e magari anche blush, terre, mentre la travel bag di Kylie la teniamo più per i prodotti occhi e labbra. Praticamente questi sono i prodotti che voglio andare a utilizzare di più per il momento, oltre a quelli del progetto di smaltimento, quindi una sorta di ripescati. E iniziamo quindi dai primer. Allora, per quanto riguarda i primer, voglio mettere nella pochette dei ripescati questo di Essence, l'Hydrating and Perfecting Primer, che sto anche utilizzando in questi giorni e mi continua a piacere tantissimo. Se volete un buon primer low cost, che vada un po' a idratare e allo stesso tempo davvero un po' anche a dare un aspetto perfezionato, questo è validissimo, ve lo consiglio vivamente, in più anche un SPF 20. Poi, in
inserisco anche il primer di Kiko della collezione Ray of Love, il Glowing Primer, bellissimo primer idratante che dà un po' di luminosità senza contenere assolutamente glitter e brillantino, è una luminosità molto naturale, questo sapete che è uno dei miei primer preferiti di Kiko. E infine ripesco anche il Dior Backstage, questo è un primer davvero eccezionale, sia viso che corpo, ma io lo utilizzo solamente per il viso. È un primer, questo un po' più sul versante opaco, ma non troppo asciutto, non secco. Allo stesso tempo riesce comunque ad andare un po' a idratare la pelle e anche un pochino a perfezionarla. È veramente favoloso, quindi un primer che vado a ripescare perché è un po' che non lo utilizzo, ma è uno dei miei preferiti di sempre. Come fondotinta e correttori, ovviamente avendo già un po' di prodotti che fanno parte del progetto su cui voglio più concentrarmi, ne ripesco qualcuno, ma non tanti. Voglio assolutamente riprendere uno dei miei fondi low cost preferiti di sempre, ma che non utilizzo da un po'. È questo di L'Oreal, l'Infallible 24 Hour Fresh Wear, nella tonalità 20 Ivory. Questo fondotinta io l'ho sempre amato moltissimo e lo voglio rimettere in utilizzo. Non mi piace assolutamente la versione in polvere, ma quello liquido secondo me è ottimo. E fondotinta che invece sto utilizzando ultimamente, che sapete mi sta piacendo moltissimo e voglio metterne la pochette da tutti i giorni, questo di Kiko della collezione Mood Boost Illuminous Foundation. Questo è veramente stata una scoperta, riscoperta veramente ottima nella tonalità 02 Purslane. Anche come correttori mi limito a ripescare questi due, che in realtà poi sto già anche un po' utilizzando da questo inverno. Uno è quello di Elf, ma nella versione idratante, purtroppo della versione normale avevo preso un colore troppo chiaro che non riuscivo proprio a utilizzare, era un colore muro, e quindi ho tenuto lui nella tonalità Light Peach. Sono comunque dei correttori low cost entrambi, sia quello normale che idratante, veramente validi, che vi consiglio. E poi continuo a utilizzare questo correttore di Hourglass nella tonalità Birch, il Vanish Concealer. Anche lui è parecchio chiaro, però devo dire che per andare a illuminare questo riesco ancora a utilizzarlo. Poi è un correttore costoso, quindi assolutamente lo sfrutto. Diciamo che avrei preso una mezza tonalità in più col senno di poi, però è molto bello e mi piace, e appunto per andare a illuminare è bello. Poi come ciprie invece vado a ripescare questo pataccone enorme di Anastasia Beverly Hills, la Loose Setting Powder Translucent. Se non mi ricordo male mi piaceva questa cipria, ma è veramente tanto che ne la utilizzo perché mi sono poi concentrata su altre ciprie, quindi lei assolutamente è da ripescare. Mentre voglio continuare a utilizzare, che ho ripreso in mano da un po', anche la cipria di Jeffree Star nella tonalità Fair. Questa è veramente ottima, sottile, non segna, una cipria veramente favolosa. Questa di Anastasia praticamente mi occupa tutta la pochette. Come bronzer altri due ripescaggi, questo di Becca è un Sunlight Bronzer nella tonalità Belly Sands, è un bronzer favoloso, una polvere eccezionale. Questo è sicuramente come formulazione uno dei miei bronzer preferiti perché è proprio sottile, dà quell'effetto proprio anche leggermente radioso ma veramente impercettibile, bellissimo, tonalità perfetta per la stagione invernale quando sono più chiara, quindi lo ripesco. E vado a ripescare anche lo skin bronzing di Nabla, Dune. Anche questo secondo me è un ottimo prodotto perché è veramente un prodotto da una texture sottilissima, impalpabile anche in questo caso, e mi piace perché anche se sembra così scuro visto in cialda, in realtà è molto modulabile, non è una tonalità così scura, quindi anche qui perfetta anche quando non sono abbronzata, appunto sono al massimo diciamo del mio pallore. Poi passando ai blush, ultimamente ve ne ho parlato anche nei video dei preferiti del periodo, sto amando moltissimo loro due, quindi ovviamente li metto nella pochette. Il blush liquido di Kiko della collezione Fruit Explosion nella tonalità 02 e questo di Maybelline, un Cheek It nella tonalità Nude Burn. Sono veramente due prodotti secondo me equiparabili, similissimi, in questo caso anche due colori veramente molto identici.
identici, una volta applicati sono molto simili e mi piacciono molto perché sono proprio leggeri, hanno questa consistenza quasi acquosa che li rende impercettibili sulla pelle, danno proprio un effetto naturalissimo, si stendono in un attimo e non rimane l'effetto appiccicoso e non si trasferiscono. Anche con la mascherina, pur essendo dei prodotti liquidi, magari uno si aspetta che possano fare scherzi un po' strani con la mascherina, come succede spesso con i prodotti in crema che si trasferiscono un po', questi no, veramente anche dopo ore con la mascherina io ho ancora il blush e li trovo quindi perfetti proprio da utilizzare tutti i giorni, mi danno questo aspetto un po' naturale, insomma, mi piacciono un sacco. Ho quel blush di Clinique, ma questo l'ho inserito se non sbaglio nel progetto di smaltimento, quindi non so perché sia qui e lo vado a mettere nell'altra pochette del progetto, mentre ripesco anche come blush questo di Honest Beauty che da un po' che non uso. Qui non so, si è segnato proprio e non va più via. E questo è nella tonalità Peony Pink, una tonalità rosata che mi piace molto. Anche qui blush che non costano molto, si trovano su Douglas. Se si riescono a scontare, poi si portano via ad un prezzo veramente piccolino e sono ottimi. Prodotti di cui si è parlato praticamente nulla, come vi avevo detto, di Honest Beauty. Si era parlato proprio poco. Io ho acquistato i blush anche dei prodotti labbra e li ho trovati ottimi, molto validi. Infine, come illuminanti, quindi concludiamo le polveri viso, continuo a tenere e a utilizzare questa cipria luminosa di neve, la Glass Glow Flat Perfection, che mi piace moltissimo, non proprio utilizzata come cipria perché è un po' troppo luminosa, ma questa come illuminante naturale, delicatissimo per tutti i giorni, secondo me è ottima. Al massimo si può mettere nella zona del contorno occhi, ecco, ma sul viso direi che è un po' troppo. Ma utilizzata appunto sulle zone da andare a illuminare al posto dell'illuminante, anche al di sopra di un illuminante liquido, così l'effetto rimane un po' più forte, è stupenda, veramente. Le cipre di neve trovo che siano molto valide. Anche qui ho un prodotto che in realtà fa parte del progetto, che è l'illuminante di Fenty Beauty. Questo, vabbè, lo metto qui nella pochette del progetto di smaltimento, Ankylla Watt Lightening Dust Fire Crystal, molto carino. Sapete che anche qui ha una parte adatta proprio per tutti i giorni, è fatto molto più naturale, mentre l'altra è un po' più glitterina e luminosa, quindi insomma, a seconda delle esigenze è un buon illuminante. E ultimo illuminante che ripesco è questo di Clio Makeup Cosmic Love, nella tonalità gioiello. Devo dire che gli illuminanti di Clio, secondo me, non sono male, ma non sono neanche la formula migliore sul mercato. Diciamo che sono buoni, non eccezionali. Il colore mi piace moltissimo, comunque lo utilizzo senza problemi per tutti i giorni. Trovo che ci siano, ecco, delle formule un po' più fondenti, ancora più sottili, con la pelle più facili ancora da lavorare e da applicare come illuminanti, però si difendono abbastanza e comunque ce l'ho, quindi lo voglio sfruttare. Illuminanti di Clio, abbiamo terminato con la pochette del reparto viso di Dolce & Gabbana, abbiamo messo direi un bel po' di cose, è piena nonostante fosse bella capiente. E dimenticavo il quad di Hourglass, l'ambient che ho preso l'anno scorso, mi sembra, nel 2020. Come quad appunto uscito della collezione di Natale, l'unico quad palette viso che ho di Hourglass, sono polveri assolutamente meravigliose. È un po' che anche lui non lo riprendo, quindi direi che è arrivato assolutamente il momento perché sono veramente polveri che meritano. Ripesco assolutamente la Jackie Aina di Anastasia Beverly Hills, una palette che ha uno schema colori davvero bello, secondo me uno schema colori stupendo e particolare. Palette che ho utilizzato veramente poco da quando l'ho presa, la voglio scoprire e sfruttare di più. Ho fatto un decluttering pazzo e furioso che ha ridotto di 2/3 la mia collezione di palette occhi apposta, proprio per sfruttare di più quelle che invece mi piacciono. Poi riprendo la Khaki Haze di Huda Beauty, questa secondo me è bellissima, è una palette sulle tonalità del verde, appunto verde khaki, belle, luminose, bellissima, mi piace veramente un sacco. Se amate i toni verdi, questa palettina secondo me è imperdibile.
voglio riprendere anche questa piccola palettina di Fenty Beauty, una Snap Shadows, ma uscita in edizione limitata per anche qui il Natale, mi sembra del 2020. È l'unica Snap Shadows che ho tenuto, perché la trovo più carina e più particolare rispetto alle altre che avevo preso, che erano molto banali, e anche la texture degli ombretti non è affatto male. Gli shimmer sono molto carini e non so, questa la trovo interessante e carina. E infine, come palettine, voglio riprendere questa piccina piccina di Kiko a due colori della collezione Ray of Love. Veramente nulla di che, ma per le giornate in cui sono veramente di fretta, che più di fretta non si può, direi che questa va benissimo. È perfetta per realizzare il look più facile e veloce al mondo. E sempre parlando di look facili e veloci, ovviamente ombretti mono, questo fa parte del progetto, ma lo tengo qui così ho tutti i prodotti occhi, ed è l'ombretto di Natasha Denona, un chromium liquid shadow nella tonalità infra nude. Questo veramente fa il look da solo in 2 secondi. Ombretti mono di Kiko, che utilizzo anche qui moltissimo per tutti i giorni, se voglio fare un look super veloce. Ombretti in crema della collezione Lost in Amalfi, con cui io mi trovo benissimo, mi ci sono trovata meglio anche rispetto all'ombretto in crema di Charlotte Tilbury, che sulla mia palpebra non teneva nulla, svaniva proprio durante il corso della giornata, quindi per me assolutamente no quegli ombretti. Invece questi di Kiko mi resistono bene tutto il giorno. Ne ho tre qui adesso. Ho qui questo colore, ma ho qui da qualche altra parte gli altri due che sto utilizzando, anzi sto utilizzando anche più di questo perché hanno una base più chiara, rosa champagne, che utilizzo proprio o da soli appunto per fare un look velocissimo o come base anche per un ombretto in polvere come questi sempre mono di Kiko, delle varie collezioni limitate che sapete che a me piacciono molto, e tra i vari che ho deciso di ripescare proprio questi tre che sono anche quelli un po' più vecchiotti perché sono della collezione Unexpected Paradise e della Sparkling Holiday, ma sono tutti ancora veramente ottimi, scrivono bene, insomma, sono veramente carini. Adesso faccio fatica un po' a farvi gli swatch in questa posizione, però veramente questi sono tutti i prodotti che utilizzo quando voglio dei look super super facili. In questa taschina laterale vado a inserire invece i prodotti sopracciglia che sono quelli del progetto di smaltimento. Ne ho già terminato uno, quindi mi rimane Lift and Snatch di NYX, Brow Glue di NYX, matita sopracciglia Lost in Amalfi e il Brow Set di MAC. Quindi loro vanno qui, così li ho sotto mano e sono quelli che sto utilizzando. Primer occhi, anche qui quelli del progetto di smaltimento, però li metto qui. Morphe, correttore di Jeffree Star, come vi ho detto, favoloso come primer occhi. Poi eyeliner, questo di MAC, il brush stroke, che ormai è praticamente terminato, anche qui mi devo rassegnare, ma lo trovo ottimo. Ho iniziato a utilizzare questo di Tarte, il Tartis, ve l'ho messo nei bocciati, è terribile sia la parte dell'eyeliner che della matita, lo trovo praticamente inutilizzabile, quindi mi sa che dovrò obbligatoriamente fare un cambio eyeliner perché uno è terminato e l'altro è terribile e non so neanche se entra qui. Per il momento lo lascio lì, ma andrò a toglierlo presto. Poi matite occhi, metto tutte quelle del progetto di smaltimento, quindi ve le ho mostrate nel progetto e intanto tengo loro perché sono quelle che voglio appunto sfruttare di più, mentre qui direi che andiamo a mettere i mascara e poi i prodotti labbra. I mascara sono quelli che ho aperti al momento. Amato Lash Princess di Essence Verde, poi il Fetish Eyes di Pat McGrath, carino ma veramente nulla di eccezionale, l'ho trovato nel calendario di Sephora ma non lo acquisterei. Molto bello il mascara invece di Chiara Ferragni, per tutti i giorni è un bellissimo mascara, dà un aspetto proprio ordinato alle ciglia, ma le allunga bene, insomma un bel effetto, per tutti i giorni, ma insomma da ciglia da cerbiatta, che mi piace molto. In mini size, il mio amato Bad Girl Bang di Benefit, che teniamo qui, Lash Eye Doll di Lancôme, questo invece dopo averlo testato per bene posso dire che non mi è piaciuto particolarmente come mascara, proprio no, anche per quello che costa, ce ne sono molti altri anche low cost, molto molto più validi, non fa veramente nulla di che. Altro amato, il Dark Love di Clio, sempre in versione mini, e altro amatissimo, il campioncino di Dolce & Gabbana, il Passion Eyes, è
Bellissimo questo mascara, è veramente uno dei mascara più belli che ci sia. È praticamente terminato anche lui, ma non ho cuore per buttare quel campioncino. Dimenticavo che ho anche il primer per le ciglia che sto utilizzando, questo di Kiko di una vecchia collezione. Non è nulla di eccezionale, ma ormai l'ho aperto e lo utilizzo. Prodotti labbra, come vi ho detto, per lo più utilizzo gloss, ma più che gloss, oli labbra, balsami labbra. I gloss li metto tendenzialmente, soprattutto come il Viper, che dovrebbe essere rimpolpante, poi sapete che su di me non funziona molto questo prodotto, però di solito questi prodotti li utilizzo mentre mi trucco, così intanto mi idratano le labbra, mi dovrebbero dare un aspetto anche un po' più rimpolpato, quindi metto il Viper. Poi ho ripescato due gloss che, anche se non vado ovviamente ad applicare se devo uscire e mettere la mascherina, anche loro li utilizzo proprio a volte come idratante per le labbra, anche quando sono a casa. E ho scelto di ripescare il Plump & Shine di Astra, che è carino, e lo Psy Gloss di Mulac, che insomma non è proprio, sapete, la mia formula preferita di gloss. Ovviamente non possono mettere i Coco Love, i balsami labbra colorati sono la tipologia di prodotto che prediligo soprattutto quando devo mettere la mascherina, quindi non possono mancare mai. E qui ho scelto Antoinette, che appunto è questo colore un po' scuro, secondo me sono tonalità ancora un po' più invernali, e Brooklyn. Questi due colori io li trovo molto indicati per il momento, quindi vanno nella pochette. Infine decido di ripescare solo un rossetto, perché poi con i rossetti tendenzialmente io decido sul momento quando li vado a mettere in base al look, quindi scelgo il colore che trovo più indicato. Però questo di Mulac è sicuramente, guardando un po' la collezione anche dopo il decluttering, uno dei rossetti più vecchi che mi è rimasto in collezione, e tra l'altro sappiamo che i rossetti matte di Mulac non hanno una formulazione proprio favolosa perché sono un po' asciutti e un po' secchi, però Milf è bellissimo come colore e infatti non ho avuto cuore di declatterarlo perché mi piace proprio il colore, anche se la formula no, non particolarmente. Però guardate che bel proprio rosa, carne pieno, bello, è proprio un bellissimo colore, quindi sicuramente lo voglio utilizzare e sfruttare di più quando voglio scegliere appunto una tonalità rosata di rossetti, perché è veramente un colore che merita di essere sfruttato nonostante la formula non eccezionale. E io direi che con questo abbiamo finito. Queste sono le mie due pochette, appunto dei trucchi da tutti i giorni. Direi che tra queste e quelle del progetto ne ho da divertirmi, però sono molto contenta perché appunto dopo i decluttering ho sicuramente una situazione molto più sotto controllo e un pochino, nonostante i tanti prodotti, comunque più gestibile rispetto a prima, e devo dire che questa cosa mi dà grande soddisfazione perché voglio davvero usare, usare e usare i miei prodotti, visto che si acquistano e si pagano. Io spero come sempre che il video possa esservi piaciuto, avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se vi piacciono queste tipologie di video. Se volete ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!